L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccolo qua, il nostro professore Vittorio Sgarbi, buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Dunque, questa mattina l'argomento è principe, perché lei firma a pagina 20 del giornale un articolo che prende spunto da una tesi della Psychology Today, vale a dire che l'intelligente fa poco sesso. Lei dice: non è vero, io sono la prova, vero professore? No, lo capisco che una persona intelligente scaricando tutto il pressione e tempo ad obiettivi più vari e sofisticati, per cui effettivamente l'attività sessuale, tolta la varietà dei soggetti, è abbastanza ripetitiva. Certo, lei dice una cosa bellissima, dice che lei può dimostrare che l'euforia erotica, bellissima questa cosa, è la più intelligente delle gioie, è proprio è un inno alla gioia l'euforia erotica, no professore? Beh, è vero che porta con sé qualcosa di ridicolo e nella sostanza è una prova di bestialità, di istinto animale. Però è vero anche che uno si sente in migliori condizioni non tanto per una questione meramente fisica quanto per la conseguenza psicologica della soddisfazione dell'atto compiuto. Quindi sente di aver fatto, ed è quello che rende così deboli e tristi gli impotenti, perché l'impotenza sessuale manifesta una incapacità di dominare la realtà, le situazioni, per cui l'euforia è una conseguenza psicologica, un atto mentale, insomma. Peraltro poi lei dice, sottolinea quello che è un po' il dramma di certi rapporti, la ripetitività, la consuetudine. In merito lei dice che contro la ripetitività sotto le coperte ci vuole un fine pensatore. Come non essere d'accordo con lei? Sì, c'è anche questo. Se uno desidera essere fedele e stare sempre con la stessa donna, evidentemente deve applicare una grande fantasia che non saprei indirizzare se non in variazioni della mente rispetto all'obiettivo costante, cioè si immagina un'altra persona, si immagina quello che la canzone di Patti Pravo indica, la pazza idea, certo, di stare con una persona e pensare a un'altra, mi pare, sono tutte cose che è anche indiscreto e sgradevole dire, nel senso che tutto quello che riguarda la sfera erotica dovrebbe essere taciuto e semplicemente fatto nella dimensione discreta. Parlarne fa già pornografia, insomma, però anche questo, ecco, è una consuetudine. Ecco, no, le chiedo questo, perché molte volte quando si mette in essere ciò che lei ha brillantemente, come sempre, scritto stamattina, si è tacciati di perversione. Sarebbe importante che lei spiegasse che la perversione è un'altra cosa, a parte il fatto che potrebbe anche non essere un termine dispregiativo, sì, perversione. Ma la perversione è soltanto una conseguenza verbale, sì, cioè l'atto sessuale, salvo che non sia un atto primario, esattamente come quello degli animali, che non è neanche una cattiva posizione, ma l'atto sessuale in sé pone una serie di movimenti, di mosse che io indico mia madre e anche quell'altra ragazza che cito, giudicare ridicole, c'è qualcosa di un po' ridicolo, di un po', e però c'è anche qualcosa che nel comportamento fisico, come nel ballare o nella ginnastica, andiamo di qua, o nella ginnastica uno fa perché alcune regole muovono la funzione, cioè si fa ginnastica in un certo modo, si fanno una serie di atti con le gambe, con le mani, che sono ripetitivi, e uno dice: ma perché quell'uomo sta facendo quella fiocchezza? E parlo della ginnastica. Certo. E allora non bisogna vederlo. La ginnastica tutta non presuppone dei grandi osservatori, ma soprattutto non bisogna dirlo, cioè la perversione, è nelle parole che contano gli atti sessuali, nel racconto degli atti sessuali, perché in sé gli atti sessuali non sono né brutti né belli,
sono meccanici, sono legati a questa erezione del pene maschile, che già di per sé non è naturale, cioè è naturale quando avviene, ma naturalmente quando uno sta nella sua dimensione quotidiana, cioè diciamo per 23 ore al giorno, non ha l'uccello ritto, no? Certo. E allora quando lo fai diventare ritto, sì, diventi già ridicolo. Certo. Ma è più ridicolo che io lo stia raccontando che non il farlo. Quindi nel farlo, nella propria riservatezza, c'è una componente che è giocoforza insolita, singolare. Descriverla la rende perversa. Descrivere un'erezione è più perverso che non averla. Non c'è dubbio. E a proposito di dialogo, caro professore, quanto è importante nell'intimità, perché poi se la porti all'esterno diventa veramente volgare e perverso, quanto è importante nell'intimità un dialogo che molti ritengono boccaccesco e che invece può essere necessario allo sviluppo di un rapporto erotico? No, il fatto è che stabilire una sessualità normale è impossibile, non c'è una normalità. Allora ogni sessualità ha in sé una specie di perversione in senso letterale o tecnico, che è la sua versione della cosa che fa. Per alcuni c'è il pudore del silenzio, per altri c'è invece la parola amorosa, per altri c'è la parola anche volgare. Dovremmo per questo giudicare la cosa negativamente, è chiaro che è una condizione assolutamente personale di valutazione dell'opportunità, e cioè a dire come l'eccitazione cresca, di come essa possa essere mantenuta. E tutto questo forse presuppone nella parola un sostegno, soltanto che la parola raccontata o scritta nei libri, come 100 colpi di spugna, tutto quello che racconta le vicende erotiche diventa pornografia. Finché rimane uno scambio a due, è una complicità o un'intesa, e l'intesa sarà come si vuole, insomma non è che bisogna stabilire l'intesa secondo un criterio di normalità o regolarità degli atti, insomma. Sono atti quanto più irregolari tanto più eccitanti, ma anche l'irregolarità, che cos'è? Quello che racconta Marazzo. E in macchina recuperiamo la fascia. Sì, lo capisco da come dava indicazioni all'autista. Adesso recuperiamo la fascia pubblicitaria, sì.